E invece ho smesso di giocare, mi ricordo neanche più quanto, 94, vabbè, non... E questa è la cosa che resterà sempre, al di là del fatto che io sono un allenatore avversario, questo resterà sempre perché io là sopra ci sono stato, ho fatto tutta la trafila, ho fatto 22 anni e li ho fatti sempre con grande passione, onorando sempre la maglia, e quindi il tifoso dell'Inter questo l'ha sempre apprezzato. Poi Mu è di un'altra categoria, quindi se viene qua Mu non prende gli applausi, cioè bisogna chiamare l'esercito perché c'è un traffico che non finisce più, ma paragoniamoci a Mu perché sennò adesso poi esageriamo, poi si arrabbia pure Mu, Giuseppe poi si arrabbia, no. Che io abbia smesso di giocare nel 94 nell'Inter e sono stato mandato via, tra virgolette, non è che me ne sono andato io, perché sennò io da qui mi muovevo, ma neanche... cioè, un presidente ha deciso che dopo 22 anni di mandarmi via perché è arrivato un allenatore e ha detto lui non è più capace, e invece di rispettare i 22 anni di onorata carriera sei stato mandato via. Vabbè, comunque, ormai è passata. Però è questo quello che io sottolineavo prima. Il fatto che nonostante abbia finito tanti anni fa, la gente oggi, anche i giovani, sanno chi sono. E non ti guardano come per dire chi sei o chi non sei. Quando vengo a San Siro a vedere le partite, quando sono senza squadra, che vengo qua, è come venire a casa. Non ho bisogno neanche quasi di prendermi il biglietto per entrare. È questo che ti emoziona e ti dà soddisfazione molto più di quanto puoi aver vinto un campionato, una coppa e i trofei. Queste sono cose che restano per tutto il resto della vita. E questa è una cosa bellissima che a me emoziona più di ogni altra cosa al mondo. Il rispetto dei tifosi, perché io ho sempre rispettato loro e quindi questo, e mi sono sempre impegnato per questa maglia, e il fatto a volte di essere andato anche oltre le righe era proprio perché io sono un tifoso di questa squadra e ci giocavo anche, quindi era più cosa. Poi venendo al Crotone, noi abbiamo dei giovani a mio modo di vedere molto interessanti, perché Mandragora è uno di questi, Ricci un altro, Nalini non è più giovane, però, cioè non è più giovane, ha 27 anni, non è che sia vecchio, però ci sono dei giocatori che stanno crescendo tanto perché hanno voglia di alzare il limite, perché sono curiosi di vedere dove possono arrivare, e solo con questo puoi proporre delle cose e far sì che queste cose possano essere applicate in partita. Però Mandragora è un giocatore che merita attenzione. Non lo dico ad alta voce perché sennò poi me lo portano via. No, adesso no, il mercato è chiuso, quindi non c'è problema.